Gli sbarchi di migranti avvenuti a Lampedusa domenica 9 maggio rappresentano il maggior picco di arrivi registrato in questi primi 5 mesi dal 2021. I flussi sono in aumento dall'inizio del 2020 anche a causa della diffusione della pandemia in Nord Africa. La spinta migratoria è alimentata costantemente dall'instabilità della situazione politica in Libia e dalla complessità della sua estrema frammentazione interna. Va in proposito osservato che il problema non nasce propriamente sulle coste libiche, ma si sviluppa a partire dall'Africa subsahariana. Il governo italiano è impegnato a promuovere le opportune iniziative bilaterali, a condurre un'azione da parte dell'Unione Europea affinché le autorità libiche contrastino i traffici di armi e di esseri umani nel rispetto dei diritti umani e a esercitare una pressione intraeuropea affinché si torni a una redistribuzione credibile ed efficace dei migranti approdati in Italia. Nelle mie interlocuzioni con il premier libico Dabaiba ho particolarmente insistito sulla necessità di assicurare il ripristino delle condizioni di sicurezza sul territorio come parte integrante del processo di stabilizzazione del Paese e dell'intera regione mediterranea. A fronte di questa complessa e drammatica realtà, la politica sull'immigrazione del Governo vuole, come ho avuto occasione di affermare in altra circostanza, vuole essere equilibrata, efficace ed umana. Nessuno deve essere lasciato solo nelle acque territoriali italiane. Riteniamo il rispetto dei diritti umani una componente fondamentale di qualsiasi politica sull'immigrazione. La priorità nel breve periodo è il contenimento della pressione migratoria nei mesi estivi. Siamo impegnati a ottenere dai paesi di partenza, in particolare da Libia e Tunisia, una collaborazione più intensa ed efficace nel controllo delle loro frontiere marittime e terrestri e nel contrasto alle organizzazioni dei trafficanti. Sulla Tunisia possiamo contare sull'attivazione di un meccanismo di allerta precoce basato sulla tempestività degli avvistamenti e del passaggio delle informazioni alle autorità tunisine, nel pieno e assoluto rispetto delle loro prerogative di sovranità territoriale. L'Italia è inoltre impegnata a favorire il coinvolgimento delle istituzioni europee. Il 20 maggio prossimo il ministro dell'Interno Lamorgese si recherà a Tunisi insieme al commissario degli affari interni Ylva Johansson, rinnovando così la missione svolta ad agosto del 2020. Una leva necessaria di governo dei flussi migratori è costituita inoltre dall'azione di rimpatrio dei migranti che non hanno titolo a rimanere sul nostro territorio in mancanza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale. Abbiamo da tempo rafforzato gli sforzi sul fronte dei rimpatri, compresi quelli volontari assistiti con la collaborazione dell'OIM, l'Agenzia delle Nazioni Unite e della UNHCR. Siamo impegnati non solo sul fronte degli accordi bilaterali, ma anche per il lancio di forme di partenariato europeo con i principali paesi di origine e transito dei flussi. Queste devono includere iniziative sullo sviluppo economico locale e la tutela della legalità. Un'ultima cosa, Presidente. Per quanto riguarda l'accordo di Malta, è in corso un fattivo dialogo con Germania e Francia per rivitalizzare questa forma di cooperazione applicata con regolarità sino all'esplosione della pandemia, in virtù della quale è stato possibile ricollocare circa 1.000 richiedenti protezione. Il nostro obiettivo è attivare subito un meccanismo temporaneo di emergenza per il ricollocamento dei migranti soccorsi in operazioni SAR, basato sugli stessi principi di condivisione e di solidarietà dell'accordo di Malta. Scusi, Presidente, per il ritardo. Grazie.